Abbiamo mischiato insieme proprio le parole e la musica per raccontare quanto è antica questa terra, quanto fascino ha e quanto invece sia poco conosciuta per quel fascino antico in tutto il resto del Mediterraneo e nel mondo. È il momento che la Sardegna si riappropri del suo palcoscenico. Con quell'indicazione che rimane indelebilmente impressa in quelle rocce non si cancella più. Quando noi analizziamo oggi quelle rocce del passato, possiamo ricostruire tutto il percorso di rotazione della Sardegna fino al punto in cui si è trovata oggi. E quindi i paleomagici, che hanno studiato la Sardegna del passato, ci hanno detto che quella in 50 milioni di anni si è fatta questa rotazione, di 90 gradi quasi. Mentre la Sardegna se ne muoveva tranquilla come una zattera, si spostava verso la sua posizione attuale, già antica per gli antichi. Me lo domando sempre se quanto conta la geologia, conta parecchio per come siamo. Conta più delle stelle, Le stelle sono lontane, il Sole e la Luna sono abbastanza lontane, non parliamo poi delle stelle. Le costellazioni le inventiamo noi, la geologia no, ci abbiamo i piedi sopra tutti i giorni. Che cos'erano veramente? E che storia ci racconta? Ci raccontano la storia di un'isola la cui epica non è stata mai narrata e che ha visto il suo posto preso da un'altra storia bellissima, la storia dei Greci. Ma siamo sicuri che le colonne d'Ercole stavano dove stanno adesso, cioè a Gibilterra? E se fossero state messe invece lì, successivamente a qualche cosa, nel canale di Sicilia? Lì c'è il fondale famoso. Lì la navigazione è pericolosa, come sapete nei bollettini per i naviganti, è la zona che viene nominata sempre. Lì, per chi conosce la Tunisia, ci sono le isole Kerkenna, per arrivare alle quali bisogna passare dentro un corridoio ben segnato da pali, perché altrimenti ti infanghi. Vuoi vedere che stavano lì queste colonne? Ma qual è la prima isola che si incontra, secondo il racconto di Platone, dopo le colonne d'Ercole arcaiche? Provate a indovinare qual è. È, e può essere solo, la Sardegna. Dunque, nella fine sta scritto l'inizio. Le caratteristiche che abbiamo visto non so se si adattano veramente bene alla Sardegna. Certamente non si adattano a tutti gli altri posti che sono stati indicati come Atlante. Di quell'isola non rimane più traccia se non nel fango. E questo è un punto importante. La catastrofe. Cosa? Questo è un tessuto su cui raccontare una serie di storie incredibili, su cui intessere in quella trama lì. Ci possiamo infilare dentro qualsiasi cosa, dalla paura del mare ai metalli della Sardegna. È veramente una cosa che andrebbe solo recuperata, perché è verificata, si intende, ma insomma studiata, è davvero un'avventura di un popolo. Io la trovo bellissima. Diaspora di un popolo così compatto, di una civiltà così arcaica, omogenea e tradizionale, già antica per gli antichi, scomparsa in giorno e una notte più o meno di una catastrofe ancestrale mai raccontata. Ma cosa ci dice questa storia? Soprattutto nell'epilogo finale, cioè l'evento naturale a carattere catastrofico. Le catastrofi non esistono, esiste solo la nostra incapacità di rapportarci agli eventi naturali. Al tempo degli antichi forse un po' più catastrofi erano. Però ci dice una cosa precisa, ci dice che le società umane, anche le più progredite, esistono soltanto grazie a un temporaneo consenso geologico soggetto ad essere ritirato senza alcun preavviso. Solo per quello noi siamo qui. Scrivo dal mio rifugio sotterraneo.
Ci sono entrato circa 6 mesi fa, quando il livello di radioattività si è fatto rischioso. Ho rimosso gli arbusti che ne occultavano l'ingresso e sceso la rampa di scale, inoltrandomi in un corridoio che, come in una tomba a Tholos, conduce al portone di cemento armato a doppia chiusura stagno, a circa 5 metri sottoterra. Ad attraversare anche questo collo di bottiglia, temo che non faremo nulla per evitare il prossimo. Anzi, ci comporteremo sempre nello stesso modo, distinguendoci come gli unici esseri viventi che fanno dell'accumulo di capitale la loro unica ragione di vita. Questa è la fine, osservo il pianeta dalle immagini spaziali che arrivano ancora qui nel rifugio. È una perla fragile bianco-azzurra dispersa nell'oscurità dello spazio, un esperimento miracoloso che non abbiamo saputo rispettare. Sono sicuro che la Terra continuerà verosimilmente a fare il suo mestiere di pianeta anche senza uomini, e solo una collisione astronomica o il collasso della nostra stella ne concluderanno la storia. Ma saranno certamente altri animali ad assistere all'ultimo atto. Grazie.